Grazie ai presidenti, grazie al sindaco, grazie agli assessori che sono qua, ma grazie anche alle persone che stanno assistendo, ai colleghi che sono intervenuti e a quelli che volevano intervenire. Allora, tutta questa situazione sullo stadio, io la vivo solo da pochi mesi come membro subentrato all'interno di questo consiglio comunale. Ed effettivamente in questi anni sono state scritte tante cose, dette tante cose, sono successe anche tante cose, cose anche fra loro molto contraddittorie. Però quando all'interno del dibattito politico che riguarda il mio partito o in genere quelli che fanno politica insieme a noi, si parlava dello stadio, veniva tutto attraversato da questo tema stadio sì, stadio no, come se fosse un derby Inter Milan. Lo si vede anche qua in aula, parte della maggioranza una posizione, parte della minoranza un'altra posizione, e questo però, mi sia permesso, è un po' svilente rispetto all'importanza del fatto in sé. Perché dopo grandi discussioni, ancora un anno e mezzo fa, 2 anni fa, siamo divenuti a una conclusione che al di là dell'amore verso San Siro, dell'affetto o degli effetti di San Siro, quello che ci interessava in quel progetto di abbattimento di San Siro, ma soprattutto di costruzione di un nuovo stadio, era quello che stava intorno allo stadio. Il quartiere di San Siro, la possibilità di riqualificare un'area. Perché a questo punto io non so che cosa succederà. A noi però interessa sapere che cosa succederà di quell'area intorno allo stadio di San Siro. Perché se la situazione resta così e resta, come dire, rischiamo l'abbandono dello stadio nei prossimi anni, e questo sarebbe un dramma, ma rischiamo soprattutto di perdere un'occasione di riqualificare, rigenerare un'area che è quella di San Siro, e guardo il collega Bestetti, che ne ha profondamente bisogno. Ne ha profondamente bisogno. Perciò chiedo al sindaco di sapere questo. Ultima cosa, so che il sindaco recentemente ha incontrato il ministro Salvini, ministro delle Infrastrutture, e infatti ho assistito allo scherzetto sui taxi, un po' forse perché avete parlato di taxi, allora lui si è un po' ingegnato nel tentare di mettere in difficoltà i sindaci, un po' come fa spesso. Però, signor sindaco, il ministro delle Infrastrutture, questo governo, forse qualcosa poteva fare su questo tema. Domando, lei ha la sensazione che, prego, scusa, ha la sensazione che possa fare qualcosa, possa contribuire alla soluzione di un problema che non è solo della città di Milano? Grazie.